Che Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories sia un gioco difficile è risaputo. Ciò che alcuni non sanno è che ciò è dovuto solo in minima parte alla forza degli avversari e delle loro carte. La realtà è una ed una soltanto, ovvero che l'IA di Forbidden Memories bara, e bara anche spudoratamente. Quante volte avete affrontato, che so, un set o terzo chiedendovi: ma com'è possibile? Bene, fermiamoci un attimo e capiamo come funziona questo meccanismo. Ci sono tre modi con cui l'IA di Forbidden Memories bara e l'occhio del millennio è il primo di questi. Questa abilità è riservata solo ad alcuni duellanti e per la verità sono anche parecchi e tra questi figurano alcuni come Pegasus, Eshin II, Seto III, Nightmare, Dark Knight, eccetera, eccetera, eccetera. Per chi ha visto l'anime di Yu-Gi-Oh! Non avrà problemi a intuire in cosa possa consistere questa abilità, ma per tutti gli altri vi basta sapere che contro questi avversari la CPU conoscerà le carte che schiererete. Sì, anche se evocate dei mostri coperti non farà alcuna differenza. Tale abilità ad un giocatore navigato non può non essere sfuggita, sebbene ci siano delle teorie contrastanti. Pare in particolare che i gran maghi, tra quelli che rientrano in questa abilità, non siano in grado, per esempio, di rilevare le carte trappola schierate. Questo vuol dire comunque che di base questi avversari con l'occhio del millennio attaccheranno solo se sono certi di poter battere le tue carte. Tuttavia, col passare dei turni può adottare tattiche differenti in tal senso e vediamo come funziona. Bene, stiamo provando a sfidare Pegasus. Non badate alle mie carte, è un salvataggio della mod 13 che è compatibile col gioco originale, giusto per evitare di rifare la campagna. Se non sapete cosa sia la mod 13, vi rimando al video dove spiego tutto. Comunque, al primo turno schieriamo Suijin, coperto, in posizione di attacco. Pegasus, diciamo che in teoria non ha mostri per batterlo, salvo schieri Dragon Nero Meteoro, ma nell'originale lo utilizza con una probabilità veramente bassa. Come potete vedere, si schiera in difesa, senza attaccare il nostro mostro. Può essere una coincidenza? Beh, facciamo il nostro test. Posizioniamo ora Mega Thunderbolt, coperto in posizione di attacco, ovvero un mostro debole che un avversario come Pegasus può demolire con praticamente qualunque cosa. Come vediamo, ora lui fonde per ottenere Drago delle Arpie, che può battere Mega Thunderbolt, ma non certo Suijin. Tra le due nostre carte coperte, sceglierà ovviamente Mega Thunderbolt, dato che bara nel modo in cui abbiamo spiegato prima. Se pensate che tutto ciò sia ingiusto, beh, allora pensate che alcuni tester sul web hanno la ragionevole certezza che Dark Knight e Nightmare abbiano la possibilità di leggere anche le carte in mano del giocatore. La metamorfosi è la seconda delle abilità con cui la CPU cheata in Forbidden Memories. In pratica, tale abilità consente agli avversari di trasformare una carta nella propria mano in un'altra di cui ha bisogno. Questo può permettere o semplicemente di trasformarla in una forte abbastanza da battere alla nostra, oppure lo swap può avvenire per rendere possibile una fusione con un'altra carta già presente nella mano dell'IA. Questo meccanismo non viene sempre utilizzato, tuttavia alcuni duellanti lo useranno spudoratamente, senza vergogna, specialmente quelli verso il late game. Questo sistema è stato scoperto grazie all'ausilio del GameShark, in quanto inserendo uno specifico codice diviene possibile leggere esattamente la mano avversaria in tempo reale e questo ha permesso di rendersi conto del vantaggio scorretto di cui dispone la CPU di Forbidden Memories, poiché le carte possono cambiare in corso d'opera mediante proprio la metamorfosi. È ciò che avviene nelle immagini che state vedendo, che sono a cura dell'utente Atkiba, in cui potete vedere in alto a sinistra la mano avversaria con i rispettivi nomi delle carte. Noterete che al momento dello swap il nome della carta verrà evidenziato di rosso e ovviamente cambierà di nome. La cosa più curiosa è che questa abilità non impatta sul numero di carte utilizzabili. Facciamo un esempio: se Pegasus utilizzerà la metamorfosi cambiando una Raigeki in un drago pappagallo, ciò non andrà ad intaccare il numero di Raigeki di cui poi potrà eventualmente disporre. Per dovere di cronaca, però, va detto che molti utenti sostengono sul web che i duellanti finali dispongono altresì dell'abilità di avere una mano da 20 carte. Tuttavia, con le mie ricerche non ho trovato riscontro, anche perché il sistema delle probabilità contempla già dei drop di utilizzo delle carte migliori con una probabilità talmente alta già da giustificarne la frequenza di utilizzo. Konami pensava che per qualche ragione questo modo di agire da parte della CPU fosse una buona idea, ma a conti fatti risulta solo un espediente per incrementare di volto la difficoltà complessiva del gioco.
Tuttavia, ad essere franchi, bisogna dire che uno dei motivi per cui tuttora una nicchia di appassionati su Forbidden Memories esiste è proprio a causa di quanto fosse complesso questo titolo. Abbiamo analizzato le modalità con cui gli enemy Kabara, ma questo chiaramente non spiega in maniera completa il suo comportamento, ma non era questo il punto del video. Per capire bene a cosa mi riferisco, diciamo che, in generale, vi basti immaginare quanto possono essere diversi un Jono II e un Eshin I nel modo in cui approcciano le carte del giocatore. Eshin 1 di base è scriptato affinché vinca e affinché sia overpowered, quindi sarà molto aggressivo, discorso diverso per Jono. Ultima chicca prima di andare che posso dire è quella legata al fatto che la CPU ha comportamenti diversi a seconda del fatto se ritiene di essere in controllo della partita oppure no. Nello specifico, se pensa di essere in controllo, con ogni probabilità metterà una carta coperta, tendenzialmente magia o equipaggiamento, o un mostro più forte dell'attacco base del nostro mostro senza preoccuparsi di equipaggiarlo. Ma c'è un ma. L'IA legge appunto l'attacco originale dei mostri del giocatore e questo può indurla in errore, soprattutto nel caso in cui il nostro mostro è stato equipaggiato con qualche carta. Se l'avversario è in campo, ad esempio, drago bianco, occhi blu e noi due maghi neri con due megamorph, quindi attacco 3500, l'avversario crederà di essere in controllo, per cui, come detto, o utilizzerà un mostro con attacco pari superiore a 2500 o metterà una carta coperta. Qualora il turno successivo utilizzassimo un Metazoa, l'IA non si sentirebbe più in controllo, pertanto al successivo turno potrebbe o schierare un mostro più forte oppure utilizzare un eventuale magia o equipaggiamento coperta per riuscire a spazzare via il nostro mostro. Ci sono diversi test fatti sul web mediante save states dell'emulatore se siete interessati e non sono nemmeno complicati da trovare. Detto questo, mettete un like al video se è stato di vostro gradimento e noi ci vediamo alla prossima.